Saluto a tutti. Ci sarà una vita dopo la morte. I nostri antichi pensavano che quando si moriva un corpo e lo spariva, ma l'anima partiva in un altro mondo e ogni tanto riveniva a visitare i vivi. Questa è l'uso che ripensano i nostri vecchi. Allora, per parlare appena dell'usanza di a morte in Corsica, mi sono tramutato in Agilone, a Gironu. Abbiamo un amico di un prete, Antonio Peretto. Antonio, ti saluto. Salute. Allora, prima di parlare dell'usanza a morte, abbiamo parlato appena di te. Ti ricordi, eravamo in facoltà, a Nizza, siamo passati. Quando ti è venuto un sentimento di vostro prete? Beh, mi sono sempre interessato all'affare da Ege e dopo cioè di che Monsignore Tomà mi ha domandato se volevo essere diacono e sono stato ordinato diacono per Monsignore Casanova nel 88 e poi dopo è stato ultimamente il vescovo di Ege che mi ha domandato se lo mi diceva di sapretti e dunque ho fatto 2 anni di mica in permanenza o seminario di Toulon di passaggi e poi mi ha ordinato d'aprile ultimamente. Hai cominciato un'altra vita? Sì, un'altra vita, una vita che temo muori paesi e ciò la risponda ai bisogni di parrocchi, che tu sia domenica, che tu sia per matrimoni, per battesimi e interramenti soprattutto. I preti corsi capivano l'usanza su mischio da l'usi pagana all'usi cristiani? Oggi sono mal visti, non volete mal visto, purtroppo ci sono sempre questi usi pagani. La cristiana di sapere se ci sono usi pagani o se ci sono usi cristiani che ci vengono da 2000 anni di cristianesimo, perché siamo cristiani da poi 2000 anni. Allora, è una questione che non è mica chiara. Certe volte si pensa che ci sono usi pagani e sono usi cristiani che sono stati pigliati in mano per il popolo. O cristianizzati. O usi pagani cristianizzati. Tu come è sto barè? Puoi sempre campare questi usi cristiani e pagani? Cioè di chi? Abbiamo cambiato la società di noi. La società in quale i usi sono nati è una società di paesi, una società di paesani. E la società è una società cittadina. E poi in più c'è stato un coso, come dice l'Agno, l'intervenzione di tutto ciò che è internet e quindi c'è quanti, che cambia completamente la relazione sociale tra lei enti e il suo ambiente. Allora, siamo venuti qui in Agilone per parlare appena dell'usanza della morte. Yeah. In certi paesi, come un Messico, per esempio, a morte c'è una festa. Feste ieri hanno l'entrata nella vita, feste ieri hanno la sortita della vita. Qui a morte c'è un uolo veramente forte, c'è qualcosa, un bambino, è mal capita la morte. Allora, qui questo aspetto qui era un uso pagano che si era mantenuto. C'è da dire, la dispero da morte, allora chi può cristiano, quando parlai di Messico, un cristiano a morte non è mica venduto, è una nuova nascita. Vedi, quando non nasciamo in un mondo, sortiamo dal seno materno e scopriamo un mondo che non possiamo mica immaginare, e dalla stessa maniera, quando non moriamo, la nostra anima entra nella luce di Dio, e ciò che noi cantiamo nel Requiem, lux eterna luce ateica, luce eterna la luminis, entra nella luce di Dio e tassa illuminazione diventa un mondo spirituale. Se c'è la vita, c'è la morte. Sicura. Come dice uno Signore Gesù Cristo, se Urano che fa la terra un muore, sta solo, ma se tu muori, dà mori vita. E pensi che gli antichi capivano meglio che noi questo fatto della morte? Ciò che è detta viene, di sicuro non è mica paura della morte. Vedi? Si vede nei testamenti, facendo i testamenti, spiegando ciò che vogliono per sonterramento e poi la gavani messi, paso anima e moriani domandando gli ultimi sacramenti. Allora, siamo in un mondo di noi che la morte è messa da canto, è piattata. Allora, ma vale appena questo senso della morte? Allora, siamo stati in 2 paesi di Corsica Soprana, siamo stati in Altiani, Pierre che facevano usi particolari i giorni dei morti, siamo andati noi in San Gavino Vio Morbo, questi di noi Pierre a fare che ti hai conosciuto qui, abbiamo visto qui Nampazza, che hai suonato le campane a notte di Valere Muovo, e poi siamo andati in Sardegna, perché in Sardegna l'usanza dei morti è qualcosa che mai ho sempre. Perché un capo di gente muore di qualcosa, è come la vita, infatti. Allora, venimo appena qui a giorno dei morti, non hai fatto qualcosa di particolare. Allora, è un uso
che esistia soprattutto, esiste sempre, in Frassetto, Campo e Quascola, di fuoco a sera dei morti. Perché hai ripigliato il suso? Che senso ha? L'abbiamo mica ripigliato, l'abbiamo mantenuto sto fuoco. Abbiamo pigliato l'uso del fuoco per fare un po' di, come dice la giù, per accogliere la gente, ma abbiamo mantenuto l'uso di zona di campana, questo l'abbiamo sempre avuto, di zona di campana, ser di morti, per vivi e per morti. Ha un senso sto sanse? Un senso è che si celebreggia a vita e a morti. Ma solamente ciò che ci ha capisce bene è che a Ege ha messo questi due vesti, qui da di santi e qui da di morti, una attaccata all'altra perché il giorno di santi si affesta tutte le anime che sono cieli, ci sono more anime di noci antichi che sono cieli, dunque tutti i santi sconosciuti, ci sono i santi che non conosciamo, ma ci sono migliaia, centinaia e centinaia di milioni di enti che sono morti, che sono santi e che sono cieli, dunque c'è una festa per tutti. E l'indomani si prega per tutti quelli che sono in purgatorio e che sono in viaggio per entrare in cieli. E si aiuta, sai che c'è l'anima del purgatorio, hanno bisogno di preghiera, hanno bisogno di messa, hanno bisogno di carità, e tutto questo fa che l'aiuta a entrare in cieli. Avvicina hai inteso morti stusanza che ti hai ripigliato qui? Altro, ancora di più, perché ti chiedi un affare. Ciò che ciò capisce è che i nostri morti non sono mica un paradiso e un purgatorio, non sono mica luoghi che sono lontano. Ci siamo un Trento, è un mondo spirituale, del noi siamo, e i nostri morti non sono mica lontano, sono qui. In particolare, quando noi celebriamo la messa, c'è tutto il cielo, c'è tutto il purgatorio, che so in conosco, ci fanno la messa. Allora, ti propongo, ti fa un passo da redo, e ti rimane, non passa, a beso che avete fatto a sera di morti. Tutto il mondo andava a illuminare i suoi morti, mette i suoi bugini, i suoi fiori, e poi dopo a Ege era parte tutto il mondo, tutta la notte, e tutto il mondo suonava il suo ciocco di campane per i morti. Quando c'è terra, requiescant in pace, amen. E chi fa misericordia di Dio, l'anima di tutti quelli che sono partiti innanzi a noi, riposino in pace in nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, amen. Dopo mangiare cucini i castagni cotti, la vinetta. È giusto che la popolazione si è interessata a sto senso? Allora, Susu, c'è una socio Nampazza che si occupa del paese, eccetera, e io benedisco il fuoco, canto la sedia per morte e poi dopo suonare le campane. Così i giovani imparano a suonare le campane, perché quando tu suoni tutta nottata impara a suonare le campane. Altrimenti quando devo imparare a suonare, va, i tre quarti di paese sono campane elettriche. Noi abbiamo mantenuto le campane in chie corde per suonare come tu sei sempre suonato. Ah, tu benedici il fuoco, per esempio, il fuoco dei morti, ma parliamo di altri fuochi. I preti non erano mica troppo da consento che venisse un fuoco di Natale, allora che le venisse un fuoco di San Giovanni o un fuoco di Pasqua. Ma questo si dipende da persona di un prete, perché al contrario, un fuoco è l'allegria, è la gioia, è ciò che scalda, è ciò che adunisci. In tempo di prima, quando tu figliuoli l'atto di stato civile, come mentuano i famigli? Non dicevano mica una famiglia, c'è un fuoco. Un fuoco è la vita. E dunque, per affistare i vesti importanti, soldi non ce n'era tanto. La sola cosa che dopo gli anni fa era un fuoco. Allora, per rimanere tornare ai morti, se famo se mangiarie. Allora, questa taglia di un affare. C'era due ragioni. In tempo di prima, interramente i vaccini a mattina. Perché? Perché i preti ti viene l'obbligazione di essere di uno 12 ore per dire a messa. Dunque, non si faccia mica, era raro che va a messa dopo mezz'ora, si faccia a messa di morte a mattina. Boh. Ma quando i parenti stanno lontano, le enti venivano a vigliare la veglia e ciuli a farle mangiare. E poi
c'era di nuovo una forma di carità che tutto il paese era chiamato a mangiare, e in particolare i poveri. Era una carità che era fatta ai poveri per l'anima dei morti, e dunque facevano ciò che ti chiamavano a mangiaria. Era un ripasto tombano un vitetto, tombani anche uno dei piedi, uno dei montoni. De nuovo c'è una civa a sera, sai, i trippi pieni di sangue e cose. E poi brodo. E volendo, mani facciano a carri in salsa e a pasta. Mai e un formaggio, mai cose, mai frutti e mai biscotti. Ma era lo spartimento, si può dire. Era una maniera di Sparta e di far mangiare i poveri. Allora, un altro affare curioso, no? Quando sono l'intero, in certi paesi è onde, ma non mica nei campesanti. Allora, questa era Naiaccio. Naiaccio non andava neanche in terramento, i donne. Erano che gli uomini che andavano in terramento. In Prubbia, in Sartenno, Sartinesu, un vannimo o in terramento. Dopo la messa portano un morto e la famiglia va dopo. E per questo che ti facciano la messa di sortita di dolo 8 giorni dopo e un mese dopo il trentesimo. Perché se sortia, i donne sortiano di casa e andavano a messa di sortita di dolo. Questo uso si mantengono sempre, eh? Naiaccio non, Naiaccio ha lenti vani, ma in Prubbia, in Sartene, tutto sartinesu, un vani mico, un terramento. Finita la messa, c'è un po' di gente che portano un morto a terrarlo e la famiglia sta e riceve. De no, è un intruso. Se ho un terramento e dopo faccio un caffè, invitano lento caffè dopo un terramento. Oh, un'altra cosa che ho visto in paese Ducciani, a sera di Natale, quando c'è un ceppo inceso nel carmino, lampada a mangiare nel fuoco e dicono belle anime i nostri morti. E questa non c'era l'uso di avere un ceppo di Natale. Un ceppo di Natale, un grosso ceppo, allora quindi lo mantenivano, se tu vuoi, da Natale a Capodanno. Ma in certi paesi, di regola, ero il più giovane della famiglia. Che lampava un poco di mangiare per i morti in una cosa. Per l'anima in per l'anima dei morti. Volevi l'anima. Ma di nuovo, a sera di Sante, per fare un passo andaretto, portavano i castagni in chiesa o secondo i luoghi, nei luoghi di piaggi, portavano soprattutto urano e l'orzo, di ciò che dettavano, per pagare l'otto messi che suitano i anni di morti, l'otta varia. E allo stesso tempo, una notte, perché non vega niente, portavano a carità e più disgraziati. Portano i sporti a carità per i morti, allora a parte i preti, ma c'era di noi i più disgraziati a buio, che non vega niente, li portavano un poco di tutto. E qui c'è sempre fermato un pezzo: si cacciava qualcosa di casa a sera dei morti, anche a scambiarsi, ma ciò cacciava qualcosa di casa. E qui hanno mantenuto l'uso fino a 80 anni fa, mettiano in sagrestia, dopo non c'era più castagni, mettiano la pasta, mettiano un riso, mettiano un caffè per i preti. Oh, un altro affare, un'altra usanza, non si mangia mica carne o giorno dei morti? Mica di no. De no, no, de no si mangia, si dipende dai paesi, de no qui non c'è mica suso qui. Allora, giusto appunto, siamo tramutati in un paese di a Bieve e Rogna, vicino a Corti si può dire, si chiama Altiani. Agostino e Vecchia hanno una conoscenza dell'erbe, conoscenza maiò, e qui hanno, per i giorni di santi, qui hanno una vicina erbe e facevano le torte. Le torte all'erbe. E poi, dopo queste torte, e mettiano a mangiare, non te i taulini, a sera, beh, le anime dei morti. Perché io non avanti i santi, si accendeva i forni, perché i forni non erano più accesi, dopo sono umidi, cioè cominciava a accendere appena e poi dopo i giorni di santi si va a accendere come il sole e infornare le nostre torte. E non sapeva fare di scaldare i forni. Allora, per sapere quando il forno è caldo, si lampa una foglia di castagno secco, se la russa subito. E che il forno è troppo caldo, se non brucia mica, il forno non è mica caldo. Sono un po' che l'ultima messa, no? No, aspetta un po'.
torte, ma un albero non si può fare torte. E conosciamo tutti le nostre albe, e i servizi che ci hanno imparato. Noi abbiamo seguitato i nostri anziani, ma faccio dire che i nostri giovani seguitassero a noi. Avevamo pigliato a Roma, cioè, le erbe delle torte, seconda stagione, sono tutte quelle. Allora, insalata, e vetteri di pomidori, petruselli e selleri, romici, pori, cipolle, biete, finocchio e orticole e ancate. 15 sorte anni. Si lavano una volta avanti i tazzali e poi dopo una volta tazzate si va ambulicchiate. Dopo si fa già olio d'oliva, pepe e sale e portarlo fuori. Cioè, sono mica mette più finocchio che arba perché si mette dopo. Ma è donne, è sano ciò che la nami. Secondo che le verano o che le estate non ci sono mica, oggi non ci sono mica orecchie a capo, perché non è mica stagione. Irei avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. C'era la messa di santi e dopo c'era la messa di morto, io non rubo. Io non li morti, andavamo dopo a Camposanta Benice e Tombe, un prete faceva la messa dei morti. Ogni paesano aveva una lamperuccia così e l'accendia a sera di morti e stava accesa tutta la notte. E mettiamo in due santo che ci piaceva. C'era parecchia lumeruccia così, a olio, pigliavano l'olio che lo lasciava a un frangio, lasciava sempre appena l'olio che chiamavano l'inferno e lo lasciavano per accendere un mire. E a Vigliosa stava accesa, era un caporanno all'altro e per molti ognuno metteva la sua Vigliosa e poi dopo stavamo appena a fare a preghiera e poi dopo ce ne andavamo. Avevamo preparato la tavola per i morti che non avevano la sera di morti. Noi abbiamo mangiato e verso mezzanotte, quando li venivano, non erano a mangiare i fichi, e no, gelua e torte. Carne, poi erano lì morti, non se ne mangia. Era come se si mangiava la sua carne a Enni. Dicevano che quando erano i uno dei morti, uno era fatto, mettevano la spiga a otte e bevevano uno. I vecchi pensavano che i morti venivano a mangiare a mezzanotte, o venivano, o non venivano, questo. Un cicchio, signore capo. I nostri morti non morono mai. Ogni volta si va appena a Camposanto a dirgli buongiorno. Le volte si sentono, si sentono, le volte i sonniamo, le volte, non saprei. Sono sempre presenti i morti. Pronto, st'uso di mangiare i morti? Allora, è un uso antichissimo. Vedi, Sant'Agostino spiega che sua mamma andava a fare ripasti annanti tombe di morti. È un uso pagano che si era mantenuto in dei cristiani. Ma dopo Aesha si è apposta a sapere qui e giusto appunto Sant'Agostino dice che Sant'Ambrogio, o vescovo di Milano, non era mica d'accordo per sapere che la mamma ha capito, non è più andata a fare il ripasso in antetombe dei morti, vedi? Ma è un uso che è esistuto in Aesha primitiva e che si è mantenuto in certi luoghi.
mi dicevano un guagno vecchio, un guagno che mi portavano a mangiare a te donbe a notte. E dopo, per un'ora, i mani di Delloni venivano, si ricordavano, su mangiare, facevano una sopra cena e dicevano, i morti sono venuti questa volta a mangiare. Infatti c'è un spertimento in qui. Sicura, ben inteso. È una cosa conosciuta e intesa. Qui no, qui una faccia amica, qui mettiamo i candeli, non te tombe di morte, mettiamo i lumi e basta. Accendiamo i lumi, ma secondo i paesi, beh, erano i giovani che passavano e che si pigliavano a mangiare. Qui mica andiamo, ma in certi paesi mettiamo i castagni nante ai balconi e i giovani che sono nei campani passavano e pigliavano i castagni buditi e i castagni arrostiti. Come puoi spiegare questa usanza a gente che non credono mica? Dice, oh, come i morti un bene non mica mangiare, come puoi... L'ente che crede non crede, l'ente che crede ne pensa ne chi, sa ne chi, non c'è mica tagliatura tra un mondo di vivi e un mondo di morti. Siamo corpo di Cristo, un corpo di Cristo ci sono, quelli che siamo andati a terra in viaggio per l'altro mondo, quelli che sono purgatori e quelli che sono cieli, e tutto questo non faccio che uno. Voilà. Allora, tagliato un esempio, se ti dico che qui ci sono centinaia di migliaia di persone che parlano, ma da pensare che hai perso il capo. Ma se tu pigli un posto e che tu l'accendi, i personi senti parlare, i voci ci sono, un nemico posto che gli faccio, i figuri da televisione ci sono, un nemico posto che gli faccio, e dalla stessa maniera, di un'altra maniera più cosa, i nostri morti sono un mondo spirituale, sono qui in conosco. Le anime sono qui. Sono qui, ci siamo un trento pieno. Allora, mi dice Enzo che non si spazzava mica o io non i morti. Allora, no, qui in De No era a notte. Non spazzava mica a morte, a notte dice che si faceva parte, c'era nell'anime dei morti. Dunque, sempre questa presenza di morti. Sa primura. Sa primura. De No, un altro affare, un altro uso che c'era qui. Vedi, tanto in tanto, quando c'è vento, c'è una rivoltolina che si faccia così, in chi voglia, in che terra. E beh, i vecchi si facciano i segni, c'è una teppa attaccata in su, a teppa attaccata in su, dicendo che tanto era un'anima che sortiva dal purgatorio. Tutto ha un senso, tutto portava a morte, infatti. Tutto. A morte e a vita erano uniti completamente. A sola cosa è che c'era una dispero disavviso da morte con una amica che era pagano e che qui si è sparita. Beh, un'usanza pagana qui, se la ietta non so. Ma tu si prende, vuoi bere un conto qui? Esatto, gli devo un affare. Di piangere per i morti è normale, perché per cominciare a ma appena e poi a piangere facci svagare appena. Ciò che non è mica normale da disperarsi, perché noi di noi è amore. E quando andiamo a morire, so che c'è una coglia e che c'è una va via dalla strada che danno fatto per cuda verso il cuore di Dio. Allora, non ne parliamo nel suo principio. I pagani dicono ogni tanto sono le porte che si aprono da un mondo in là e un mondo in là, qui. E ogni tanto le anime passano per queste porte, c'è il 31 luglio per Galende, per Natale. Tu dici no, non c'è mica porte, passano bene. Tagliati, i pagani e non erano mica privati di un certo buon senso. Anzi che Cristo è anche nata a terra, i porti del paradiso erano esarrate, era Adamo e Eva che le erano esarrate, e quando Cristo muore fala all'inferno e parte inferno e sbalanghi i porti e l'anima codano tutti in cieli. È così che da si è passata, e dunque a parte la venuta di Cristo il cielo è aperto per tutti, invece finché Cristo è anche era sarrato, e al Tempio di Gerusalemme c'era un tendono che sarrava il santo dei santi che marcava questa spiccatura, e quando Cristo muore in croce il tendono si straccia in due per marcare che il cielo è aperto. Se ne me scalano a sera i morti, cioè le sciampi. Ma parliamo di Luci Pagani, dunque aprono la porta, non c'è mica che le porte annuttate, perché mica un paio l'anime entra, e dice non si mette mica cortelle e forcine, perché sono anime, non te lo da urino, io mangiamo. Questa si dipende dai paesi, lasciate le porte aperte? No, ciò che mettiano, tagliati, mettiano il pane e l'acqua e i castagni non tattura. C'è l'altro affare? No. Ciulia che i morti truessini a casa come di lei la gatta quando erano i morti. Nella mia famiglia in Frassetto mettiano anche a tola in sala per i morti.
Giungiano silenzio, mangiano e se ne vanno. Mangiano e se ne vanno. Ma una nutritura spirituale, pensi bene. Non c'è un senso di illusanza, di agrianza. Ma ciò che è importante è di vedere che la gente sappiano che c'era un altro mondo. La dispero d'oggi, che noi siamo un trend sperimentale, e che la gente ha perso a vedere in un'altra vita. E dunque che facciano? Ebbene, cercano un'altra vita nella droga, cercano un'altra vita in ricchezza, eccetera, ma non hanno più la speranza di dire c'è un altro mondo che ci aspetta. Allora, diciamo, Nenzo, non c'è mica maglia a carne o i morti, vedrai, siamo quella di sangue di noi più morti, allora, andando la sera, mettono le castagne arrostite, mettono i fichi secchi, mettono l'uva secca, infatti tutta roba fatta nel paese, sì. E sa roba ad Iowa per le anime morti. La morte è un affare naturale, dunque come la vita, e quello che nasce è destinato a morire, sappiamo e l'accettiamo, anche i zitteri sappiano, perché la morte era qualcosa di familiare, che riconosciamo. Questo si chiama un gonfalone, come i gonfaloni che riportavano il tempo antichi, quelli che andavano in verra, e un Ginobulo aveva questo gonfalone, e rappresenta la morte, agacciava la confraterna per interramenti, e vedete, la morte, noi come chiamano la morte? La chiamano gusti giara, perché si vede nei gusti, non c'è più carne, la chiamavano valcina, dicevano giunta valcina, falcina perché porta a valce, parte là, come dite la nuvena e la della vita. E siamo tutti pari davanti a morte, che noi siamo re o che noi siamo papa, anche il papa muore. E in mano ci dice che il nostro tempo è conto. C'è qualcosa di mangivico, la donna che è sempre presente. A morte è affare di donne, di donne che appronta tutto, sono donne che preparano tutto. L'uomo sono qui per portare a gascia, per fare ciò che i travagli che pesano. Morire è una faccenda di donne, a nascita e a morte. C'erano i giovani che si mettevano a sera, guardavano un campanile e suonavano a morto di tutta notte, dopo primo o due. Din, din, don, tutta nottata. I campani per i giovani erano una musica, si giuriano, loro erano da suonare i tre ciocchi, per vista, il primo, il secondo, il terzo, ma l'allungavano, e la gente, basta, basta, erano chiusi a chiave e suonavano di canapa. Il suo piacere arriva a girare i campani. E dopo, a mano, ad 11 ore, c'era la messa, messa cantata, e poi c'era la processione, il cimitero, la benedizione. La gente diceva un affare, non è mica tanto aspettoso, ma dicevano i fiori morti ne mangiano, e hanno bisogno di preghiere e di lume. Allora venivano e... Al principio erano vigliosi, vigliosi ad olio, che li mettiano, e poi dopo il commercio hanno trovato i bugi, che noi chiamiamo i candeli, e accendiano i bugi, sempre il numero unesco per i morti e il numero doppio pesante. Dunque qui era sempre 3, 7, 9, sempre il numero unesco. I fiori crisantemi che li chiamano sono venuti dopo, e invece dicevano anche che era vanità, diceva vanità di vivi, non è mica bisogno di morte. Allora c'erano come mettiano mai per il cimitero, poi tamonti, fiori.
E stanotte la nostra casa aspetta visita. A porta verrà raccontata e noi approntiamo il tavolino. Perché sono gente della nostra casa che sono tutti partiti e che tornano per stanotte. Mi ha approntato ciò che gli piaceva, ciò che li mangiavano, che erano, la maggior parte erano disgraziati, a castagni arrostiti e poi abbiamo messo vighi secchi e noci, perché io quando ero zittero che andavo a ente, non ne avevano tante addaccine, a me né alle altre zittere, ci davano un fighi secco, un pugno di noce e ci faceva piacere, era meglio che tutti i dolciumi che li mangiano ai zittere. E di un uso, ci pareva di mancare rispetto ai nostri morti. E poi c'è tutto l'affetto, tutta l'affezione che noi li portiamo. Non così non l'avevamo conosciuti, perché ci sono, che sono morti di un pezzo, ma ne abbiamo talmente inteso parlare, li conosciamo tutti. In questo senso non c'è mica mangiare carne, c'è un affare, dicendo se non mangiamo carne è come se non mangiassimo i nostri morti. Allora, questa tagliati, questa è una trasformazione di vigili. In tempo, non so concilio, c'erano i tempi di vigili, per esempio, non si mangiava mica carne a vigilia di Pentecoste, non si mangiava mica carne a vigilia di Natale, si aspettava a mezzanotte per mangiare. E quanto a me in certi paesi hanno messo, volendo mandare santo, erano dei morti un giorno senza carri, ma non è mica un uso di esce, è un uso che è localizzato. Si ritrovano il Quaresimo qui, eh? A Quaresima era un tempo di 40 giorni senza carri e Uennari, per rispetto per la morte di Cristo in croce, se mangiamo mica te dice raggio che c'erano i chirusi, i corsi, con un parani, ma non toccano mica carri Uennari. Uno che si vuole amore. Se c'era un'urgenza, molto altrimenti un toccane mica, un uparane mica Uennari. E c'era un Uennari mica carri. E oggi, se tu muori qui in un paese, quando tu parli con i vecchi, oggi, ti parlano di tempi passati, ti parlano di... E giusto appunto, poco che non sappiamo se è che ci hanno insegnato, anche ci hanno spiegato come disonavano i campani, che ci hanno battuto come disonavano, eccetera. E c'è sempre, se tu vuoi, questa catena che ci unisce dagli anziani a oggi. Ma poi un mortuio, quando non moriva qualche sia, mi dicevano un fiumorbo, sono due gli occhi... Peone e per ciocchi bellumi. E qui no, qui sono un uccello, per chi te gli dice, sono un mortoglio di noi a veglia di messa anniversari, di trentesimo o dell'annata. Ma per far vedere che non era mica chi sia che era morto, sono un uccello, din 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 tre volte. Vedi? Ma non c'era mica differenza dall'uomo e donna. Ma mi dice che in certi luoghi sapeva se era un sidello, una onna o... C'erano i paesi che, da maniera che disonano, sappiano se era un giovane, una giovane, un uomo, una donna, un settedo. Allora i settedi speciali, i settedi di meno di 7 anni, non si sono mica mortori. Si sono uccenno e si ci coneggi i campani, come i pepretti. Pepretti si sono uccenno, perché che devono morti, e dopo si ci coneggi, non si sono mica mortori i pepretti. Allora, sono io mortoio, sono tre campane. Io... So ciò che è particolare, c'è una musica, diciamo, musica particolare. Allora, differente da un paese all'altro, vedi? Per esempio, c'è certi paesi, sono di, da, don, dro, don. Quindi noi suonano uccenno e dopo i tre campane a tempo. Dro, don, dro, don, voilà, è così un mortuolo. Ma qui va da un paese all'altro, di paese, din, 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 don, 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 ma riconosce bene che non è mica ciccona. Perché non è mica campana a doppio. E si impara a suonare, si trasmettiano, si usa bene. E beh, si imparava a ser di morti. A ser di santi, da ser di santi a ser di morti. Ma parere era... È sicuro, suonare ciccone e suonare a mortuglio. Dunque, è così che ti imparavano. E i sedelli sappiano suonare, infatti. Io capito. Per uso, era uso piacere di suonare i campani. L'hanno un campanile. In campanile. Poi si riconoscia. Ah, dici, qui sono tali che sono, perché ce n'è che suonano meglio che d'altri. Ce n'è che suonano meglio che d'altri. E oggi? Ebbene, oggi taglia di noi, nei nostri paesi, qui abbiamo mantenuto di suonare i campani in chi corde. Vedi? In Furciolo, in Azzelone, in Nampazza, ci sono i corde, in Sigliare non sono elettrici. E abbiamo mantenuto questo affare. Fino a quando, ma paravasso, non abbiamo in chi corde.
Allora, l'usenza si mantengono quando non c'è niente. Oggi i paesi sono chiusi. Si può dire certi paesi di Castagniccia, si contano non taide. Invece i nostri non sono mica piotti i paesi. La trasmissione non si fa più. I nostri paesi non sono mica piotti, siamo vicino da Iaccio. Facci i paesi che sono pieni, vedi qui, a comune c'è quasi 200 abitanti, c'è 12 città da scuola. E poi trasmette ai sedili? Sicuro, e poi, volentieri, viene volentieri. A giusto punto siamo andati in Sardegna, perché la Sardegna conosce un cuduso. Allora, paese... sono mica come non Sardegna, visto come zona nei campani, sono un poco come l'ortodoxo. Un fatto che i paesi sono popolati, un minimo paese ha 4.000 abitanti, dunque è più società, è più facile da smettersi, sapere. Ma infatti in Sardegna mi ritrovo più o meno l'usi che c'è in Corsica, e siamo distesi, tipo lì. E poi niente che Caddura sono corse. Parlato. Ma sono corse, era piotta Caddura. So gente come c'erano da Corsica che l'hanno occupata e che si sono stallati. Vedi, a famiglia Cossù, per esempio. Io a parola Corzu in sardo. Vedi, c'è Cossù, qualcuno dice mica l'erra. Ma su usanze, è in un Mediterraneo o si trovano altro? Sono usanze mondiali? Se tu voli, ci rinesci un poco dappertutto, che tu sei in Bretagna, in un centro della Francia, io credo che ci sia dappertutto. Ma ti dico, per arrivare a un ripasto dei morti, qui c'era un uso pagano che si è trasmesso per i cristiani. E i primi cristiani dicevano a messa andando a tomba dei morti, per cui che in altari c'è una pietra sacra anche in reliqui di santi per mantenere su uso di a messa andando a tombe dei morti. Allora, giusto appunto, per ritornare a Sardegna, siamo andati in un paese, si chiama Galtellì, in un nord oriente a Sardegna, a montagna, è un paese di 4-5.000 abitanti, e abbiamo avuto la fortuna, giusto appunto, di essere ricevuti dai vecchi paesi, ci hanno fatto un biscotto particolare, ne parleremo poi sui biscotti morti, ci hanno fatto un biscotto e poi sono andati a messa in Camposanto, non dicevano mica a messa in chiesa, dicevano in Camposanto, e poi abbiamo visto i sedili che facevano la crescita. Allora andiamo in Sardegna, fa un passo. Galtellì è un paese della provincia di Nuoro, ha 2.500 abitanti, è un paese il più antico della provincia di Nuoro e conserva ancora intatta la ricchezza religiosa del periodo, con la chiesa vescovile e la chiesa parrocchiale del Santissimo Crocifisso. E come tutte le comunità, anche Galtellì aveva le tradizioni, usanze dei riti dei morti. Cerchiamo di conservare e trasmettere alle nuove generazioni queste tradizioni. Li piantavano i fiori sopra le tombe, perché le tombe erano tutte coperte di terra, allora non c'erano le lastre o i tombini fatti così. Metteva sotto terra il morto e sopra cercavamo di fare la coreografia con la terra e ci piantavamo i fiori sopra. Io sto facendo dei papassini che sono in memoriazione di questi, tutti santi e tutti morti. C'è anche un dolce tradizionale che si fa anche durante l'anno, però specialmente si fa per i morti. Se ne fanno di tanti gusti, c'è per esempio con l'uva passa, la fanno con le noci tritate e con le mandorle tritate. Poi mettono la cappa, che si fa questa crema bianca che si mette sopra per renderli più belli. Avete lavorato bene? La
la morte fa parte della vita, i fedeli, i cristiani in modo particolare, vedono la morte come un passaggio, quindi resta sempre fondamentale nella vita del cristiano. È una prospettiva nella vita del cristiano la morte, perché segna l'ingresso alla vita eterna. Incerta e occulta, sapienzie tue, manifestasti me. Celebriamo la commemorazione di tutti i fedeli defunti. È chiaro che poi nella nostra umanità, nella nostra natura, nella nostra biologia si nasce, si percorre questo segmento che chiamiamo vita e si muore. La messa del giorno dei defunti è accompagnata dai confratelli, dalle due confraternite Sasanimas e Santarughe, e loro animano la messa con i canti in sardo tradizionali. Andate in pace. Veniamo, grazie a Dio. Quando si prepara la tavola imbandita per questa sera speciale, si lascia la porta aperta in modo che le anime entrino, perché loro sono silenziose, quindi entrano senza avere ostacoli e che trovino tutta la cosa pronta nella tavola. Sono delle anime, quindi non hanno mani, c'è solo lo spirito, quindi non ne hanno bisogno né di coltelli e né di forchetta. Si presume che di anime ne arrivano tante, quindi si prepara in abbondanza per suffluire a tutte, in modo che ognuno abbia la sua parte. E il primo pensiero è sempre naturalmente alle persone più care. Naturalmente senza egoismo è aperto a tutti, perché anzi... Le dico un'altra cosa, che se sono le altre anime che a noi non sono né parenti né conoscenti, serve ancora di più, perché ci sono anime che veramente ne hanno bisogno, magari più anche delle nostre. Dai gatti che ci fanno degli scherzi. È un rito pagano, un petticoccone, è un rito dove i bambini, i ragazzi escono con un sacchetto, uno zainetto in tutte le case del paese a chiedere qualche cosa pro sas anima, qualcosa per le anime dei defunti. Ecco qua, dagli. Voglio andare, la bilaca che perde tutto però. A te lo sanno, signora. Non qualche cosa a sas animas, in sardo, qualcosa per le anime. È una richiesta, dice, c'è qualcosa per le anime dei defunti. Questo è tradizionale. No, io chiamo Saber Toledo, non è il nostro comando. Chi mi scottiamo? In Bastia Salviata, in Bonifacio, chi se ne. Allora, qui nei nostri luoghi non ce n'è mica. Ma, per esempio, un pitretto fa cenni luatta e una rossa gocciola piena di lua fresca. Vedi? Lua fresca ed è buona. Usenze chi vuole fa? Faccini un biscotto, un cucciocco che è detta via ne sotto la mano. Chi c'era? C'era lua secca e c'era i nocci. E facciani un pane in cui lo asecchi anche i noci, o allora in cui l'ardi che c'era. Ma un nemico in tutti i paesi, qui nei nostri luoghi, un animale. Ava sì, ava viene l'uso, perché dopo l'uso si spargi da un luogo all'altro. Come Bonifazio faccio pan di morte, da altri paesi faccio, ava tutto il mondo compra un pan di morte, ma qui non c'è, si te non è mai con nessuno. Ma so che l'evoluzione è un mondo, in Sardegna ci dicevano, facevano i bappassini, si chiamano, sono biscotti, c'è lui, l'hai vista, non vino nemmeno fatto.
Dicendo, non ci facciamo che per i morti, ma si faccia tutto l'anno, io un commercio. E quindi noi è diventato un commercio. Un pan di morto trovi tutta l'annata. Contunque, l'evoluzione è un mondo, contunque. Allora, ci sono affari che spariscono e ci sono affari che, al contrario, si mantengono. Perché, perché è buono di noi, è buono un pan di morto. Ma quando lo mangiano, non danno mica un senso a ciò che li facciano. No. E sono staccati, infatti. Chi voleva? Siamo in un mondo in cui tutto diventa commercio. Allora, hai qualche minuto per compie. Oggi, vedo che si facciano ruscio a gente, ci dimenano meno campusanti, facciano i so casette, c'è un caffè. Non si facciano terra in terra. Oggi l'uso interessa in nuova terra e interessa di sparire. No, non c'è sempre. Allora, vedi, qui c'è l'arca. C'era l'arca. Tutta la piazza d'Asia era un campusanto. E poi dopo, quando è danno interdito di entrare in arca, quindi non c'è luogo, non è mica fatto campusanto. C'erano gli sgraziati che le mettiano là. No, tutto il mondo. Tutto il mondo. Tutto il mondo. Tutto il mondo. A Primarca era un convento, era un convento. Dopo l'hanno fatto in 10, quando il convento è stato fatto a rivoluzione. Ma come non c'era mica cimiterio, ognuno ha interrato nei socchiosi. Quindi no, non c'è mica un cimiterio, ognuno interra nei socchiosi. E interremo, vedi, c'è Charlot per esempio, e un di guidi che stanno i vei fossi. Interremo mica tutto il mondo, ma ce ne muore che si faccia interrare a terra. E dopo c'era un mondo e fossi erano presto fatte, oggi hanno i paesi a fare fossi. No, è più le strufatte, ma ci sei pali, in capa, oltrimenti in cuzzapone, un animale. E taglia di c'era un uso qui che è sparito. C'erano i nomi, che, vedi, quando c'era un morto, c'erano chi sappiano i vesti i morti. Chiamano sempre gli stessi per vestali, ma se ci sono le società specializzate, ma tante le lenti. E c'erano chi sappiano i veri vossi. Allora, qui di chi facciano i vossi, quando demoriano, facevano una vossa a due piani. Ma sai come è una vossa a due piani? Facevano una vossa, dopo facevano una vossa più strinta in fondo, mettevano una gascia, una vossa strinta, e mettevano un tavolato in tavoli parnanto e fasciavano. E potrei domandarci, Charlot Vergamini, qui nazionale, ha da Giuseppe vista fa, quando la vossa è finita, pigliano un anghino e in cumane con un anghino facciano una croce, nanta a terra fresca, e mettono i termini, una pietra nella testa e una pietra nel fondo. C'è la mica nome, una pietra. E dopo mettiano la croce in cui un nome, certo, ma mettiano i termini, una pietra nella testa e una pietra nel fondo. Eccoci come dire, e tagliate meglio i vecchi vecchi. A mia mamma, per esempio, mi diceva che quando era giovane i morti portavano i scoparti, un inchiodavano un coparti che giunta a tomba, portavano un morto scoparto, portavano un morto in chiesa, mettevano un coparti, ma dopo cacciavano, portavano i scoparti fino alla tomba. E portavano anche a cavallo qua a forca per andare a terra. Allora, questa era l'uso dei piaggi per chi ci riaccudanta a Randiesa. In paese lontano, allora mettiano morto a cavallo, li mettiano una forca sotto il pavedo e oliavano a nanto cavallo e il cavallo codava e lo portavano. Dopo Suso si è perso, ma per esempio, se tu fai i nippiaggi, quindi no, di Cotticchiavari, di Zarra de Farro, solo che qui ci sono i luoghi dove non vanno mica in dieci a Pontarramento perché è troppo lontano dalla casa. Faccini, femma a messa, l'ho fatta più di una volta, in piazza da casa e dopo un terreno morto nel cimitero accanto a casa. Oh, un fatto nuovo, donna, sono i fiori, un famoso crisantemo, che è un simbolo del Giappone, più di un fiore di gioia e d'amore. Quindi hanno fatto un fiore di morte, è un uso nuovo fiore. È un uso che ricorda poco preso una cinquantina d'anni fa. Una cinquantina d'anni e a mia mamma per punire nel nord per mettere e poi non so che c'erano e non si mettiano i candeli. Perché mettiano i candeli in antetombi? Giusto appunto per rammentare chi sul luogo dove c'è apparenza di morti un giorno c'è dessa vita. Quando Cristo volterà l'anima hanno riunito i corpi e hanno risuscitato come è risuscitato in un corpo eterno e glorioso. E qui sul senso della vita c'è quattro nascite: la nascita da carri, la nascita spirituale in cui battesimo, la nascita da morte quando si passa da questo mondo o mondo spirituale, e l'ultima nascita sarà quando Cristo volterà e che i nostri animi ritroveranno i nostri corpi e che noi risusciteremo
in un corpo eterno e glorioso come Cristo. Ah, un ultimo fatto, non c'erano i confraterni che enterrano i morti? Allora, erano i confraterni secondo i luoghi, ma dopo, quando non c'erano più, qui di che erano i confratti, t'avevano una cascia speciale e dunque in questi soldi pagavano la cascia di un morto. Per il suo si è mantenuto in Bastelica. In Bastelica hanno un conto e pagano la cascia. E pagavano di nuovo un terramento, perché c'era di nuovo a cera. Ah, i candeli valevano più tanto, tanto a cera era cara. Allora la gente teneva i suoi ceri in casa. Quando teneva i suoi garoni, quando ti cacciavano su umeli, dopo a cera a sdrugliani e a mettiano in conchi. Vedi, e dopo bucana con che te hanno qui di forma di cera, e quando c'era un morto in casa davano a cera a qui di chi sappia i candeli, e allora era qui di tanti libri di cera, e qui da cera firmava dopo po prete o po sacristano. Allora vedo che un mondo di morte è un mondo ricco, infatti è mica conosciuto e ricco. Ti ringrazio, quando esci ricevuto qui vado alla Iesa da Gironu. Vedo che è facile qualche travaglio, perché vedo che l'ha appena malandata. Hai bisogno di un tetto è stato fatto 40 anni fa e ci voglia a darlo un'arrivata, ma infine non è mica un cattivo stato completamente. Un to, ti ringrazio. Ed è di nuovo, ti ringrazio. Vi saluto a tutti.